Che? È gioppo! Che? È gioppo! Che? È gioppo! Buonasera a tutti, grazie della visualizzazione. Quest'oggi parliamo del nono classico Disney, un film del 1947. Sto parlando di Bongo e i tre avventurieri. Si tratta di un altro film collettivo composto da due episodi. Di fatto è il quarto film collettivo Disney, che sono stati realizzati in un periodo di non incredibile disponibilità economica e quindi hanno arrabattato come potevano più episodi insieme per creare un unico film. I due episodi in questione sono Bongo e Topolino e il fagiolo magico. Tra l'altro questo segmento qua ha la particolarità di essere l'ultimo film in cui Walt Disney ha doppiato Topolino. Probabilmente, siccome non bastavano questi due episodi per creare un unico film, hanno anche messo delle introduzioni abbastanza lunghe prima di ciascun episodio. Prima di Bongo, di cui vi parlerò fra poco, c'è tutta una sequenza dove l'introduzione viene fatta dal grillo parlante. Io non lo so se voi vi ricordate come è stato rappresentato in Pinocchio il grillo parlante, cioè di base è una rappresentazione della coscienza di Pinocchio, quindi molto responsabile, molto attento, molto pratico. Ed ecco che all'improvviso con questo film mandano tutto a quel paese e lo sbugiardano facendogli cantare una canzone veramente improponibile per quel personaggio. Il titolo italiano di questa canzone è Non ci si deve mai crucciar. C'è il grillo parlante che dice ci sono persone a cui piace leggere libri, no? Dei mattoni grandi così, invece a me piace divertirmi, piace svagarmi, insomma la canzone tratta di questo. Addirittura c'è un punto dove c'è il giornale e legge guerra fredda, catastrofi naturali e il problema del nucleare, ma in fondo che problema c'è? Stiamo aspettando la fine del mondo dai tempi di Noè praticamente. Cioè un fricchettone incredibile, il grillo parlante, la voce della coscienza, me lo stai caratterizzando così, ma che cacchio state facendo alla Disney? Poi ho capito, si parla di un riciclo. Quella canzone non la doveva cantare il grillo parlante, ma doveva essere uno spezzone di Pinocchio in cui Pinocchio cantava questa canzone. E lì tutto aveva un senso. Ma se te prendi un altro personaggio e gli affidi i pensieri di un altro personaggio ancora, che è l'opposto, stai facendo un danno incredibile. A me questa intro da parte del grillo parlante non mi è piaciuta per niente. Dopo questa introduzione del grillo parlante, probabilmente da casa di Geppetto, c'è questo audiolibro praticamente che parla di Bongo. Viene messo sul giradischi e la voce narrante comincia a raccontare. Una cosa particolare di questo film è che viene costantemente sottolineato come la narratrice del primo segmento di base sia americana, però a noi ci parli in italiano. Probabilmente è stata una necessità degli adattatori per spiegare come mai canta in inglese, però secondo me non c'era bisogno di sottolinearlo, un po' da ignorantotti forse. La storia di Bongo. La storia di Bongo mi è piaciuta perché, a dispetto di Dumbo, noi ci ritroviamo con un orso, una famosa star del circo, che però non sta bene dentro al circo, c'ha qualcosa di più credibile e non vede l'ora di andarsene, di tornare alla foresta. Difatti, appena può, mentre il treno viaggia verso un'altra città, riesce a evadere e finisce finalmente in una foresta. La trama di Bongo è abbastanza corta, cioè fondamentalmente non succede niente. Un po' anche alla Dottor Dolittle, cioè c'è questo orsacchiotto che non sa come sopravvivere nella foresta, però si innamora e si fa forza, alla fine ci riuscirà. Il tutto, a mio avviso, decisamente troppo musicato. Ci sono troppe canzoni, troppe musiche all'interno di questo segmento, che non è come L'apprendista stregone o segmenti di questo genere come Musica maestro, per intenderci. Si sta parlando di qualcosa di più prosastico, qualcosa di raccontato con una trama dietro, quindi non c'era bisogno di tutta questa musica se non per allungare il brodo. Senza contare che a volte la narratrice parla in rima e a volte no. Cioè, ho apprezzato tantissimo le parti in rima, io adoro le rime, soprattutto le baciate. Però perché a volte in rima, a volte no? Perché poi a quel punto lì ti chiedi anche perché canta in inglese e poi parla in italiano? Cioè a quel punto lì sì che ti poni il problema. Io l'avrei... è difficile, complicato, però se fossi stato l'adattatore in quel caso io avrei cercato di farla parlare sempre in rima. Poi per carità ci sta che anche nella versione originale parli in rima soltanto in determinati momenti.
E in quel caso lì, se fossi stato l'adattatore, non l'adattatore, l'autore americano, io avrei fatto in modo che parlasse sempre rima. E poi c'è la cagata delle cagate, cioè questa cosa che Bongo ignorava, ma è usanza degli orsi prendersi a schiaffi per dirsi ti amo. Questo mi ha un attimino preoccupato. Sono andato a... ho fatto qualche piccola verifica, non ho trovato niente che in qualche modo giustifichi questa idea, no? Magari un'allegoria, no, gli orsi non si prestano per gli stessi amo, quando sono in amore non si picchiano, non accade questo, almeno dalle mie ricerche, se mi sbaglio scrivetemelo sotto al video. Quindi io non capisco quest'idea astratta da che cosa derivi, è parecchio brutta e soprattutto può essere facilmente mal interpretata. Cioè, mettete che due orsi maschi si picchiano per il territorio. Cioè, questo cioè, lo so, sono cagacazzo, lo so, però due orsi maschi si picchiano per il territorio. Potrebbe essere visto da parte di uno come una dimostrazione d'amore, un qualcosa di omosessuale, non c'è niente di male, è questo. Però è un comportamento mal interpretabile il mettersi le mani addosso. Com'è possibile che accada questo? Com'è possibile che alla Disney sia venuta in mente questa idea? Secondo me è veramente brutta. E poi c'è una parte violentissima che è quella della rissa fra orsi, tra parentesi, una rissa vera, non una rissa d'amore. Quindi lì c'è violenza da tutte le parti per un segmento anche abbastanza corto. Bongo riesce ad ottenere l'amore dell'orsacchiotta e finisce così. Tra parentesi, uno dei problemi posti all'inizio era il fatto che Bongo non sapesse procurarsi del cibo, non sapesse sopravvivere nella foresta. E in tutte quelle due giornate che dura quel segmento, lui non ha mai mangiato un boccone. Quindi come ha fatto a sopravvivere? Cioè come ha fatto ad avere le energie poi per combattere? Questo non lo sviluppa la Disney, secondo me... Tanto per allungare il prologo, già che c'è, li potevi anche spiegarcelo. Il secondo episodio, Topolino e Fagiolo Magico, viene introdotto da Edgar Bergen, un noto ventriloquo dell'epoca. In pratica è il compleanno di questa ragazzina di Luana e ci sono Edgar e i suoi due pupazzi, Mortimer e Charlie, che le raccontano questa storia. Al di là del fatto che, a mio avviso, la scelta di un ventriloquo non è stata il massimo, perché sicuramente in lingua originale rende tantissimo, però nel momento in cui lo traduci e lo doppi, un ventriloquo doppiato secondo me perde tutta la magia. No, cioè mi sembra scontato, diventa più uno spettacolo di marionette, una cosa un po' diversa. Senza contare che stava a fare tanto il simpatico in alcune parti, ma alla fine, a mio avviso, il personaggio di Charlie, uno dei suoi due pupazzi, che ogni tanto faceva delle intromissioni nel discorso, era veramente, veramente, mi si passi il termine tecnico, un dito in culo. Io veramente l'ho visto e ho odiato quel personaggio con tutto me stesso. Davvero fastidioso. Anche perché le loro voci non servono solo da intro, ma sono i narratori della storia stessa. Veramente molto pesante. Un'altra cosa di questo film che non mi è piaciuta. La storia è quella del fagiolo magico, no? Dove in pratica c'è questo contadino sfigato che scambia la mucca per dei fagioli magici. Poi i suoi parenti si incavolano e glieli buttano via, però quei fagioli sono veramente magici. Al chiaro di luna si crea una gigantesca pianta di fagioli che ti porta in questo mondo, nelle nuvole, dove ci abita questo gigante che ha rapito l'arpa, il cui canto portava prosperità a quella valle, no? Quindi salvano l'arpa, eccetera, eccetera. La storia penso che la conosciate, non è questo il punto. Il punto è che ci sono anche Paperino e Pippo e non fanno praticamente niente. E mi ha incuriosito questa cosa, ci ho voluto vedere chiaro, perché ho detto, perché fa tutto Topolino? Cos'è questa roba incredibile? Da lì ho scoperto che in quegli anni Topolino era in caduta libera, così come successe quindi per l'apprendista stregone. Pensarono di renderlo il protagonista effettivo, anche perché Topolino era proprio sceso, era di sotto di Paperino, di Pippo, di Pluto e persino di Braccio di Ferro. Quindi i produttori hanno proposto a Disney questa traduzione del fagiolo magico in favore di Topolino,
E Disney, dicono piangendo, è rimasto molto felice di questa scelta e ha consentito alla fine. All'inizio era un po' restio, poi ha consentito. Molto particolare è la canzoncina che canta il gigante, no? Il fi fi fo fu, no? Che è molto simile a tutti quanti vogliono fare il jazz degli Aristogatti. Fateci caso, ditemi se anche voi avete notato questa particolare somiglianza. Insomma, alla fine recuperano l'arpa, il gigante cade giù assieme alla pianta di fagioli e vi sono tutti felici e contenti. Da quel momento lì in poi si ritorna alla realtà, vogliamo chiamarla così, dove c'è il ventriloquo che sta finendo di raccontare la storia, dice tranquilli che i giganti non esistono, e invece il gigante gli sfonda il tetto di casa, guarda dentro, saluta Mortimer, che dovrebbe essere il fratello del gigante, e niente, finisce così, che non finisce, non si sa se le storie siano vere o false. Questa è una cosa che carina, tutto sommato, dai. In generale questo film non mi è piaciuto troppo, l'ho trovato abbastanza, neanche banale, però non mi è piaciuto, elaborato un po' male a mio avviso. Storie che potevano dare di più ma non sono state sviluppate bene. Insomma, è intelligente ma non si impegna, mettiamola così. Devo dare comunque il premio miglior personaggio, e il miglior personaggio lo voglio dare al gigante, perché in assoluto è quello un pochino più, che ha un pochino più di risalto all'interno delle trame. Fra gli orsi, anche l'orso, quell'orso bruto che si vede, quel grizzly che si vede in Bongo, non è che mi abbia entusiasmato. Notare che parlo di antagonisti perché i protagonisti sono di una banalità incredibile. Topolino, famoso, tutto il bene che ti voglio, ma è di una scontatezza incredibile. Preferisco molto di più Paperino a Topolino, perché come personaggio ha una profondità, no? Allo stesso modo qua abbiamo questo gigante che è stupidello, ha la capacità di trasformarsi in quello che vuole, gli piace la buona musica, ha rapito l'arpa, ma è più una sorta di bambino questo gigante. Insomma, a me è piaciuto, mi ha incuriosito, il personaggio che più mi ha incuriosito è stato il gigante, e per questa ragione io gli do il premio al miglior personaggio. Signori, per Fun and Fancy Free, che sarebbe il titolo originale di Bongo e i tre avventurieri, è tutto, da Kenny Chappo è tutto, ci vediamo con il prossimo classico Disney.